I radicali di Catania hanno lanciato un'iniziativa, una raccolta firme per istituire un'anagrafe degli eletti e dei nominati. Una raccolta firme naturalmente da presentare al Consiglio Comunale al fine appunto di poter sapere, conoscere l'attività di tutti gli organi politici e pubblici e poter anche capire dove vanno a finire i nostri soldi. È proprio così. In realtà oggi a Catania continua a essere assolutamente opaco tutto quello che riguarda le attività dei consiglieri comunali, degli assessori e in genere l'attività istituzionale del comune. E basti pensare che sul sito internet del comune di Catania nemmeno un dato banale come quello sulle presenze dei consiglieri comunali è disponibile per i cittadini che lo volessero conoscere. Noi con questa petizione sull'anagrafe pubblica degli eletti e dei nominati chiediamo che tutto sia messo online. Quanto sono presenti, come votano, che atti propongono, quanto percepiscono sotto forma di stipendi, di gettoni e di rimborsi spese, insomma trasparenza totale anche per quanto riguarda gli aspetti relativi al bilancio, al patrimonio immobiliare del comune, alle consulenze, alle società controllate e partecipate, trasparenza totale perché riteniamo che questo sia il migliore antidoto alla cattiva amministrazione e anche un modo per ridurre gli sprechi. Quante firme dovete raccogliere e soprattutto chi volesse aderire che cosa deve fare nei prossimi giorni? Le firme da raccogliere sono, ai sensi dello statuto comunale, del regolamento che abbiamo ottenuto l'anno scorso, il regolamento sulla partecipazione, sono 500 firme, almeno 500 cittadini residenti a Catania devono firmare una petizione e poi il Consiglio Comunale esamina questa petizione entro 90 giorni e comunque deve dare una risposta entro 110 giorni. Chi volesse aderire, l'invito che io rivolgo è quello di andare su radicalicatania.org, controllare quindi quali saranno i prossimi appuntamenti per poter firmare, ma anche diventare promotore di questa iniziativa in un modo molto semplice, scaricando la petizione e, visto che non è necessario in questo caso la presenza di un autenticatore, raccogliendo, iniziando a raccogliere le firme e poi magari mettersi in contatto con noi.